Continuiamo il nostro percorso alla scoperta del territorio della diocesi. Dopo la prima puntata che abbiamo dedicato alla città e al vicariato di Pontremoli, adesso siamo sul vicariato di Carrara, siamo con Don Leonardo Biancalani, che è il vicario foraneo, al quale vogliamo chiedere una prima impressione su questa novità, che ormai non è più tanto una novità, perché sono partite costituite delle unità pastorali. Don Leonardo, come dicevamo, oltre ad essere vicario di zona, è anche parroco moderatore di una unità pastorale, Bonascola Perticata Nazzano, che è nata da pochi mesi. È un progetto a cui il Vescovo crede molto, la riorganizzazione del territorio e una prima valutazione di questa esperienza. Innanzitutto grazie di questa opportunità che mi avete dato. Io sono diventato vicario ormai da un anno e mezzo e devo dire che prima di questo lavoro e di questa nascita di queste tre unità, perché a Carrara ne sono nate tre per il momento, Covetta Fossone, Bonascola Perticata e Nazzano e quella di Carrara Centro con il Duomo, San Francesco e San Giacomo. Quindi prima di nascere questo c'è stato un lavoro previo dove anch'io sono stato coinvolto. Grazie anche a Diatesis che ci hanno aiutato, Diatesis evidentemente sono dei professionisti che lavorano su questo, tenendo presente anche il modello della diocesi di Reggio Emilia, perché sull'unità pastorale c'erano diversi modelli, c'era Parma, noi abbiamo visto un po' e lavorato su quello di Reggio Emilia, non copiandolo totalmente, perché in questi primi mesi ci siamo accorti che il nostro territorio presenta delle particolarità. C'è la costa e la lunigiana, ma anche all'interno della costa ci sono delle differenze notevoli. Quindi io sono diventato moderatore in questa unità di Bonascola Perticata Nazzano dal 7 di ottobre e ho cercato prima di tutto di mettermi in ascolto e di capire quelle che sono le difficoltà. Quindi una prima impressione per il momento è positiva da una parte. C'è la criticità sicuramente di far superare quelle che sono le barriere legate al parroco e parrocchia, proprio dalla figura del parroco residente. Però questo credo che sia un cammino che richiede da parte di ciascuno di noi una vera e propria conversione pastorale. Ok, venendo più in profondità a capire quali sono le nuove dinamiche che si sono instaurate o che si dovrebbero instaurare, in merito alle tre dimensioni della pastorale, quindi catechesi, liturgia e carità, come vi state muovendo nell'unità pastorale? Allora, i primi mesi per me sono stati ovviamente di conoscenza personale, ho cercato un attimino di entrare in ogni comunità facendomi presente e ci siamo mossi. Il giovedì 25 scorso ho convocato il primo consiglio dell'unità pastorale, però molto aperto, non con nomi né o meno, chiamando uomini e donne di buona volontà a portare un approccio di qualità. E quindi abbiamo preso queste tre commissioni, che poi sono riprese dalle tre grandi costituzioni conciliari, dandoci un tempo, quindi ci siamo dati fino a fine febbraio, di fare le commissioni, perché dobbiamo lavorare in piccoli gruppi. Un consiglio dell'unità pastorale può essere convocato 4 volte all'anno, ma essendo partecipando 30-40 persone, ricordo che la nostra unità ha circa 12.000 abitanti, quindi diventa difficile convocare ogni mese 30-40 persone. E allora ci siamo presi l'impegno di dividerci in commissioni. La commissione liturgia dovrà occuparsi della preparazione della liturgia e della catechesi. La commissione evangelizzazione e cultura dovrà occuparsi di tutto quello che riguarda la Chiesa in uscita, quindi iniziative culturali, iniziative poi anche di carattere legate alla, evidentemente, corsi di approfondimento teologici, eccetera. E poi c'è tutto il discorso della Caritas. A Nazzano non c'era, abbiamo pensato ora di ricostituirla e di fare però un lavoro fra le varie Caritas parrocchiali. Tra l'altro voglio sottolineare, da pochi mesi è partita anche la Caritas vicariale di San Ceccardo, lavorando in collaborazione, perché questo va sottolineato.
ogni parrocchia deve avere la propria Caritas. La Caritas vicariale evidentemente dà un lavoro di supporto in questa prima fase. Ok, quindi al di là dei progetti, al di là dei percorsi, poi ovviamente l'importante è coinvolgere le persone. Da questo punto di vista, gli attori di questa unità pastorale, sacerdoti, laici e associazioni e movimenti, come si sono posizionati rispetto a questa nuova realtà? Ma all'inizio lo dico con grande curiosità e attenzione, anche se voglio un attimino entrare nei problemi più specifici. Ricordo che la percentuale dei nostri praticanti sul vicariato di Carrara siamo tra il 2 e il 3% la domenica, quindi se noi puntassimo su una quantità saremmo già battuti in partenza. Puntare sulla qualità anche di persone che non frequentano ma possono portarci una lettura sapienziale del territorio è per noi fondamentale. Quindi io sto cercando di puntare, anche grazie a qualche collaboratore che veramente mi dà una mano incredibile, a questo discorso, puntare più sulla qualità che sulla quantità per arrivare ad avere un'analisi del territorio più reale, meno fantasiosa, e cercare poi di aiutare questa Chiesa in questa sfida aperta che il Vescovo Mario ci ha chiesto a ciascuno di noi e in modo particolare a noi vicari, ci incontriamo una volta al mese, di dargli una mano reale. Però questo lo si può fare se c'è una conversione pastorale. Ricordo che sono circa 20 sacerdoti che danno una mano in questo vicariato con 4 diaconi, dove cerchiamo di, tra virgolette, ciascuno di noi, di vedere non il bene nostro, ma il bene dell'altro. Quali sono le due criticità che sottolineo? Non siamo frati, quindi certamente ricordiamocelo, fino a una ventina di anni fa venivi ordinato sacerdote, andavi nella tua parrocchia, diventava la tua sposa, ora non voglio fare troppo metafore un po' umoristiche, però dovevi legarti a questo. Ora ci ha richiesto più un discorso di squadra, non ci siamo abituati. Certo, le nuove generazioni sì, io ho la fortuna di avere qui due seminaristi, tra l'altro uno, Giorgio, verrà ordinato diacono tra qualche settimana, e Diego, che mi danno una bella mano, loro sono più abituati a lavorare insieme. Questa sarà la prima sfida. La seconda, un'analisi corretta del territorio, tirando fuori, come dicevo in precedenza, le qualità che ci sono. E la terza, cercare di costruirci un vestito dove possiamo starci. Capisco, sarà molto difficile questo, qualche resistenza delle persone c'è, in modo particolare nelle persone più anziane, ma non lo dico in maniera polemica, lo dico semplicemente perché non ci sei abituato. E nella vita, quando non sei abituato a fare una cosa, è più difficile farla. Lo Spirito Santo, il cammino sinodale e la buona volontà di ciascuno di noi ci aiuterà in questo. Bene. Qualcosa è già accennato, veniamo ora direttamente al discorso delle altre unità pastorali, soprattutto del vicariato. Una parola sul vicariato di Carrara, che comprende anche il comune di Fosdinovo, non lo dimentichiamo. Sì, il vicariato di Carrara ha ormai da qualche anno anche Fosdinovo, sono 34 parrocchie. Io ho iniziato ormai da qualche settimana a fare le visite canoniche con l'intento e l'impegno, oltre che di conoscere la realtà delle parrocchie, quella di evidentemente cercare di obbligare tutte le parrocchie a fare il consiglio pastorale, che è un po' l'organo fondamentale, e anche a rinvigorire le qualità e le professionalità dei consigli d'affari economici. Dobbiamo ricordarci che siamo anche amministratori. Il Fosdinovo è una realtà che conosco appena da poco, dovrò andarci a visitare, ma è una realtà legata più che altro alla figura di un parroco con tante piccole parrocchie. La realtà di Carrara è una realtà molto diversificata, che io dividerei in tre parti. C'è la parte del centro, che ha una sua storicità, però consideriamo che ormai il centro si è svuotato, però tante attività, tante associazioni, culturali o meno, sono lì. C'è la parte mia, che non riguarda solo me, la parte centrale di Carrara, che è una parte più popolare, più popolata e più eterogenea, perché sono venuti tante persone anche da fuori. E c'è l'altra parte, con le due Avenze e il discorso delle Marine, quindi che hanno tradizioni
completamente diverse, hanno ragioni fortemente storiche e anche di grande identità. Fare una sintesi nei prossimi anni sarà molto difficile, ma io credo che da una parte bisogna salvaguardare memoria e identità, dall'altra parte anche farci guidare dalla dinamicità dello spirito. Bene. Ringraziamo Don Leonardo per la disponibilità, per gli elementi molto interessanti che ci ha dato. Se vuole fare un augurio, un auspicio, un messaggio. Allora, l'auspicio credo che sia per me e per ciascuno di noi quello di imparare ad ascoltare lo spirito. Capisco e ve lo dico, le prime difficoltà le subisco io, ma a cercare di farsi guidare in questo cammino difficile, affascinante, che poi Papa Francesco sottolinea con una parola, conversione pastorale. Lasciarci guidare da un cammino che non è scritto, mi raccomando, non facciamo canovacci già predeterminati, i precotti non sono mai buoni da mangiare, e lasciamo appunto guidarci dallo Spirito per cercare di rendere questa Chiesa più credibile da una parte, ma anche più bella, più affascinante. Molto bene, grazie, grazie. Buon lavoro. Grazie.